Zatone sempre. A che lezione siamo? 5? Cosa prova l'esistenza delle idee Ricordate forse che l'altra volta avevamo detto che con la scoperta del mondo delle idee Platone risolve la confutazione gorgiana dell'essere, della possibilità che l'essere sia. Però Gorgia avrebbe potuto dire: caro Platone, tu dici questo, ma questo è una tesi, dov'è l'argomentazione? A maggior ragione perché tu ci dici che esistono delle cose, degli oggetti che non si toccano, non si vedono, non sono constatabili fisicamente, sensibilmente, in alcun modo. In più ci dici pure che sono l'unica vera, effettiva realtà, sono la realtà con la R maiuscola. Ribalti completamente il nostro modo di concepire e vedere le cose, perché appunto, di solito per tutti ciò che è reale è ciò che possiamo toccare, vedere, constatare sensibilmente, mentre tutto ciò che non tocchiamo, non vediamo, eccetera, è irreale. Platone sostiene esattamente il contrario. Le idee che non si possono vedere, toccare, eccetera, sono la realtà. Le cose fisiche non sono vera realtà. Perché? Perché le idee sono eterne, quindi sono reali. Non nascono, non muoiono, non mutano, più reali di così. Mentre questo gesso sembra reale, ma non dico tra un anno, ma forse anche soltanto tra un mese, ci sarà ancora questo gesso. Io ci sarò ancora tra un mese? Chi lo sa? Tra 100 anni? Probabilmente no. Quindi le cose fisiche sembrano reali, ma non sono reali perché sono momentanee, sono precarie. Reale vuol dire che qualcosa che esiste, che è, ma solo le idee sono, esistono veramente, perché esistono sempre, mentre tutte le cose fisiche esistono soltanto momentaneamente. Prego, Edwin. Ma è come avvende i suoi fantasmi? Certo. In questo senso ripropone, salvo la differenza. La differenza è quella che abbiamo detto l'altra volta, che fa la differenza, ovvero che l'essere inteso come mondo delle idee non è fisico, è puramente razionale. Quindi non è
non ha dimensione spazio-temporale, è al di là dello spazio-tempo, è senza spazio-tempo, ma appunto, a maggior ragione, bella fiaba Platone, ma come lo argomenti? Come argomenti l'esistenza delle idee? In realtà, diciamo, in generale Platone argomenta con l'intera sua filosofia, cioè con l'intera teoria delle idee, ovvero con, vedrete, con tutti gli aspetti, con tutte le articolazioni, deduzioni che compongono la sua teoria delle idee, che poi coincide con la sua filosofia, che possiamo considerare anche il nome complessivo unitario di tutta la sua filosofia. Quindi in questo senso l'esistenza delle idee è un postulato che viene argomentato dai risultati che produce, ovvero dal fatto che riesce a dare una spiegazione coerente, calzante, convincente di tutta la realtà, di tutto. Naturalmente, da questo punto di vista, per poter giudicare il valore dell'argomentazione platonica dell'esistenza delle idee, dobbiamo aspettare di conoscere tutto il suo pensiero, di esaminare tutta la sua filosofia. Però Platone offre anche una argomentazione diretta della tesi, della sua tesi fondamentale, ovvero esiste il mondo delle idee, che quindi in questo senso non è un postulato, perché viene appunto argomentata. L'argomentazione è la seguente: tutti gli uomini hanno il concetto di uguaglianza. In senso matematico, poi se volete anche in senso politico, ma Platone lo intende in senso innanzitutto matematico. Siete d'accordo? O qualcuno dice di no? Qualcuno dice no, io non ho il concetto di uguaglianza. Siamo d'accordo, fin qui siamo d'accordo. Il concetto di uguaglianza significa che due o più cose sono, diciamo, perfettamente corrispondenti. Diciamo, in un certo senso, sono indistinguibili. No, chiarisce in questo modo Platone che non stiamo parlando del concetto di somiglianza. Uguaglianza significa proprio, no, significa che, quindi somiglianza, che alcune caratteristiche coincidono, altre no. Uguaglianza vuol dire che tutte le caratteristiche coincidono, quindi non stiamo parlando di due fratelli, ma di due gemelli omozigoti, indistinguibili. Okay. In realtà, dice Platone, nel mondo fisico nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente uguali e quindi indistinguibili.
Nel mondo fisico non c'è nulla di uguale nel senso definito poc'anzi. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma due auto di serie potrebbe... Beh, stiamo parlando a questo punto di oggetti artificiali. Innanzitutto il discorso vale per gli oggetti naturali, ma anche gli oggetti artificiali a ben vedere non sono mai perfettamente uguali. Dunque, il concetto di uguaglianza non può essere derivato dall'esperienza sensibile. Cioè, noi questo concetto ce l'abbiamo, e quindi da dove l'abbiamo ricavato? Non è possibile che l'abbiamo ricavato dalla conoscenza sensibile, perché la conoscenza sensibile si riferisce al mondo fisico e nel mondo fisico non ci sono due oggetti uguali. Dunque, conclude Platone con presunzione di necessità, di conclusione necessaria, universale necessaria, cioè assolutamente vera: se noi abbiamo il concetto di uguaglianza, lo abbiamo per forza ricavato dalla conoscenza razionale, cioè dall'intellezione, dell'idea di uguaglianza, che pertanto esiste indipendentemente dalla nostra mente, al di fuori della nostra mente, prima della nostra mente. Che ne dite? Convinti? Prego. Ma allora, lei ha detto che tutti gli uomini quindi hanno l'idea dell'uguaglianza. Non l'idea, il concetto. Sì, che però deriva dall'idea. Certo, alla fine, certo. Però non devi partire dal concetto. Sì, ma la conoscenza razionale non era accessibile solo ad alcuni uomini. Sì, diciamo in modo completo sì, però in modo parziale no, cioè nel senso in modo parziale alcuni, diciamo appunto, concetti elementari come quello di uguaglianza sono comuni. Sì. Poi effettivamente si potrebbe anche fargli le pulci questo. Sì, però è un po' comunque marginale. Prego. Ah, se le idee sono, se il mondo fisico è una copia delle idee, sei già andato avanti. E nel mondo fisico non esiste l'uguaglianza, perché esiste l'idea dell'uguaglianza? Cioè, se sono... Questa è già una domanda di livello superiore. Perché esiste tra le idee. Vedremo perché. Va bene. Naturalmente, come tutti gli argomenti, si possono confutare, bisogna trovare i punti deboli.
parte in parte anche quello poteva esserlo, però è molto, diciamo così, marginale. Ok, per ora poi scoprirete durante le vacanze di Natale. Vediamo come, adesso che siamo sicuri dell'esistenza del mondo delle idee, cerchiamo di esplorare il mondo delle idee. E sempre rifacendosi al mito della caverna, abbiamo una prima indicazione di massima, quindi altra domanda. Come è fatto il mondo delle idee, altrimenti detto cosmo noetico, da noesis, che significa pensiero, che significa anche proprio atto del pensiero, intellezione. Noein vuol dire pensare in greco. Allora, abbiamo, no, un primo livello, quello delle cose nel mito, vi ricordate? Quello delle cose fisiche fuori, naturalmente, della caverna, gli alberi, gli animali, le montagne, le nuvole, eccetera, che rappresentano, diciamo, il livello più basso delle idee, ovvero le idee delle cose fisiche, le idee di tutte le cose fisiche. Poi abbiamo le stelle, e quindi abbiamo, che naturalmente sono a un livello superiore, che rappresentano, possono rappresentare, perché si tratta pur sempre di un'interpretazione quindi opinabile, che sono invece le idee, possiamo dire, delle cose astratte, in particolare dei valori etici, coraggio, lealtà, onestà, sincerità, bla bla, e dei principi logici. Vedremo che poi al vertice di queste idee, questo gruppo di idee, vi sono cinque idee, ovvero il movimento, la quiete, la differenza, l'uguaglianza, anche se, diciamo, meglio ancora in questo caso, l'identità, e sopra, la prima di queste cinque, l'essere. In realtà è una struttura chiaramente gerarchica, che al tempo stesso procede per dalla molteplicità all'unità. Quindi possiamo rappresentarla sicuramente con un triangolo. Abbiamo, no, l'idea delle cose fisiche, idee, valori etici e principi logici, poi abbiamo, diciamo così, niente e morto, identità, differenza o diversità, allora,
Poi abbiamo l'essere. E qui c'è uno stacco, poi vedremo perché. Abbiamo la diade e abbiamo l'uno. L'uno che però è al tempo stesso, bene, vero, bello, bene, verità, bellezza. Propriamente, questo è il mondo delle idee. E invece, questi sono i principi delle generatori, diciamo così, generatori. Naturalmente del mondo delle idee, delle idee. Allora, del mondo delle idee, Platone parla esplicitamente nei suoi dialoghi. Dei principi generatori, non parla esplicitamente nei suoi dialoghi. Diciamo che nei suoi dialoghi possiamo trovare delle allusioni, dei rimandi, dei sottintesi. Perché? Perché la dottrina dei principi generatori del mondo delle idee, Platone, come forse vi ricorderete, l'avete letto nella vita, la riservava ai suoi allievi più avanzati e la riservava a un insegnamento puramente orale all'interno dell'Accademia, proprio diciamo all'ultimo livello, per gli allievi che arrivavano al livello più alto. Voi direte, ma come, quindi, come mai ne sappiamo qualcosa? Perché gli allievi prendevano appunti, e in particolare gli appunti del maggiore, del più bravo, del più intelligente dei suoi allievi, cioè Aristotele, sono arrivati fino a noi. Ma ci sono anche altre testimonianze, seppure diciamo più parziali. Questa parte della filosofia di Aristotele viene chiamata dottrina non scritta. Dottrine non scritte, ovvero agrafa dogmata. Naturalmente con tutti poi i dubbi, perché appunto non stanno scritto, quindi anche in questo caso, anche per Platone abbiamo un elemento di incertezza. Comunque possiamo dire che secondo Platone tutto il mondo delle idee, quindi tutta la realtà, deriva da due principi, però non di pari grado. Uno, appunto, uno è l'uno. L'uno inteso proprio come unità, come principio di determinazione, come adesso vedremo anche perché, misura esattissima, metro assoluto sarebbe. Un metro assoluto, totale, il metro di tutti i metri. Che interagisce pur dall'alto con la diade. La diade, cioè la dualità di che cosa?
di infinitamente grande e infinitamente piccolo, ovvero la molteplicità illimitata, l'illimite, l'infinito, che appunto l'infinita serie si può anche concepire numerica, che trascorre dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. L'uno determina, ordina, misura la diade, e da questo, da questo accoppiamento, da questo concepimento, deriva il mondo delle idee. C'è un passaggio, sì, ho saltato un passaggio ulteriore, che è quello dei numeri ideali. Cioè, i figli, per così dire, i figli immediati del connubio tra l'uno e la diade, cioè il prodotto, fuori di metafora, il prodotto della immediato della relazione, dell'interazione tra uno e diade, sono i numeri ideali. I numeri ideali corrispondono alla decade, certamente l'unità stessa, no? La dualità, la triadicità, eccetera, fino alla decade. I numeri ideali, dai numeri ideali a loro volta scaturiscono tutte le idee, che quindi hanno, diciamo così, una forma in alcuni casi monadica, in altri casi diadica, in altri casi triadica, fino a quella decadica, ma che in questo senso sono tutte, per così dire, relazionate matematicamente, cioè ordinatamente, cioè in base alla giusta misura stabilita dall'uno, in base alla giusta misura, alla giusta commisurazione che è data dall'uno, che l'uno è, in quanto appunto misura esattissima, in quanto metro assoluto. Non so che è difficile, appunto per questo Platone riservava questi insegnamenti, ma voi avete la fortuna di riceverli addirittura in anticipo.